Ieri, 20 ottobre 2024, era il giorno dell'Ironman 70.3 di Parenzo, in Istria, Croazia. 1500 concorrenti provenienti da 56 paesi, che hanno gareggiato correndo, in bicicletta e nuotando. Ed è proprio nella frazione del nuoto che è avvenuta la tragedia, un malore improvviso per un concorrente. A farlo sapere sono proprio gli organizzatori. Siamo profondamente addolorati nel confermare la morte di un partecipante alla gara di triathlon Ironman 70.3 a Parenzo. Nella parte finale del nuoto, il personale addetto alla sicurezza ha notato che l'atleta necessitava di cure mediche. L'atleta è stato immediatamente assistito dal personale di sicurezza in acqua e trasportato dall'acqua al punto medico, dove ha ricevuto delle cure intensive. Nonostante i migliori sforzi, l'atleta purtroppo è deceduto. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dell'atleta e offriamo loro il nostro sostegno mentre attraversano questo momento molto difficile. Ringraziamo il personale addetto alla sicurezza del nuoto e i primi soccorritori che hanno lavorato rapidamente per fornire supporto medico all'atleta. Sentite condoglianze e un abbraccio alla famiglia da parte del salotto di Mima. Abbiamo una persona sana, allenata, altrimenti non potrebbe partecipare a questa gara, chiamata appunto Uomo di Ferro, che improvvisamente ha un malore e se ne va al creatore. L'interrogativo resta sempre lo stesso. È sempre successo? Sì, ma non con questa frequenza. Vogliamo indagare? Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale.